La città ideale è il percorso promosso e sviluppato durante l'anno scolastico dal Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine di Viareggio e dal Centro Immaginaria, allo scopo di far conoscere ai bambini delle scuole l'evento che ha segnato per sempre la vita della città di Viareggio, il disastro ferroviario che il 29 giugno di 5 anni fa ha distrutto via Ponchielli uccidendo 32 persone. La giornata conclusiva, ad un mese esatto dall'anniversario, ha visto le scuole viareggine riunirsi proprio nei luoghi simbolo di quella tragedia. Prima alla Casina dei Ricordi, poi nel grande piazzale di via Ponchielli, dove un tempo sorgevano le case spazzate via dall'esplosione della cisterna di gas deragliata. Qua, insieme al sindaco Leonardo Betti e ai rappresentanti del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, sono stati lanciati 32 palloncini bianchi a simboleggiare le vite spezzate quella notte e per far sì che anche le nuove generazioni conoscano la storia della città. Presente anche Marco Piagentini, uno degli uomini simbolo di quella tragedia, che ha commentato così l'iniziativa. Allora, intanto io volevo ringraziare chi ha organizzato questa giornata, perché è una commemorazione al 29 di giugno e la cosa più bella è che sono riusciti a portare la parte migliore di Viareggio, cioè i bimbi. Questo è il primo appunto che faccio. È un'emozione forte perché stare in mezzo a loro, io ci vedo i miei figli, cioè Luca e Lorenzo, per me è forte questo momento, ma è giusto che ci sia, è giusto che loro conoscano la storia di Viareggio e conoscano che Viareggio è stata spezzata dal 29 giugno al cuore spezzato, questo sì.